Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Apple 3 contro Apple 2GS. Qualcuno si starà chiedendo perché io stia confrontando un Apple 3 del maggio del 1980, un prodotto Office Computing di Apple, con Apple 2GS del settembre 1987, un prodotto Home Computing. Presto detto, furono due enormi flop commerciali per Apple. Apple 3, proposto nel 1980, era la versione leggermente modificata dell'Apple 2. L'Apple 3 era pensato per l'ufficio, CPU 6502 MHz, 128K di RAM, espandibile a 256K. Era compatibile con Apple 2, poteva anche non esserlo se si bootava la macchina utilizzando l'Apple SOS. L'Apple 3 è quindi un computer ad 8 bit, praticamente quasi identico ad Apple 2, la linea dei prodotti per home computing che ebbero un grande successo nelle scuole e università americane, quanto nella piccola e media impresa e nelle famiglie. Apple 3 voleva essere la versione business di Apple 2, ma Apple 3 invece fu soltanto un enorme flop, perché Apple 3 aveva enormi problemi di dissipazione. Mancando una ventola all'interno della macchina, il computer si scaldava così tanto che la scheda madre si piegava, gli zoccolini RAM si sollevavano, insomma il computer smetteva di funzionare. Va da sé che se trovaste in giro un Apple 3, cosa assai improbabile perché dopo un anno più o meno fu ritirato dal mercato perché costava un botto e era completamente inaffidabile e non lo comprava nessuno, è decisamente cosa buona e giusta che se avvistate un Apple 3 è meglio se lo lasciate stare. Sarà sicuramente rotto, le tastiere saranno a pezzi, l'alimentatore sarà prossimo ad incendiarsi, il disk drive sarà probabilmente guasto, la scheda madre sarà piegata con tantissimi integrati rotti, piegati, dissaldati e quant'altro. Apple 2GS invece fu la risposta affidabile di Apple nel 1987 all'uscita della Commodore del Amiga 1000, che poi successivamente l'Amiga Commodore propose l'Amiga 500. Ora, Apple 2GS nel 1987 era una buona macchina, aveva piena retrocompatibilità con tutto il software Apple 2, ma poteva far girare anche un proprio sistema operativo, il GSOS, che, udite udite udite, era poco diverso dal look and feel con il Macintosh OS, solo che il GSOS, udite udite udite, nel 1987 aveva già i colori, mentre il Macintosh era sempre in bianco e nero. All'epoca l'Apple 2GS aveva una CPU 65C816 a 16 bit da 2 MHz, aveva 256K di RAM, ma poteva essere espanso con schede di espansione fino a 8 MB. Di serie aveva il mouse e la tastiera con prese ADB esattamente uguali a quelli del Macintosh. Poteva supportare monitor a colori con 640x200 come risoluzione a 16 colori. Aveva inoltre una CPU dedicata al video, la VCC. Apple 2GS aveva poi 64 di RAM dedicata al suono con il chip audio in Sonic che gestiva contemporaneamente 15 canali, piena compatibilità MIDI. Il computer poteva gestire disk drive da 5,25, da 3,5 a singola densità oppure un disco rigido. Aveva due porte RS422 per modem e stampante, porta RGB analogica, due porte ADB per mouse e tastiera, uscita video composite, presa per joystick, uscita audio, due porte per, diciamo, gestire i dischi e infine una porta di rete Apple TAC. Tecnicamente affidabile, Apple 2GS lo si trova ancora oggi in giro in rete in usato. Solitamente è potenziato con espansioni della Applied Engineering da 1 MB o più.
sulla carta appare un'ottima macchina che garantiva nel 1987 in avanti una piena compatibilità con il grande parco software di Apple II, ma offriva anche un sistema operativo a finestre, a colori, come Macintosh. Finisce da chiedersi perché Apple IIgs fu un flop commerciale? È presto detto, Apple IIgs costava troppo, costava un botto rispetto ad Amiga 500, mentre Apple IIgs, che aveva solo 256k di RAM e una CPU da 2,5 MHz a 16 bit, costava $999. Contemporaneamente Amiga 500 prezzava esattamente la metà, circa $3.99, però aveva 1 MB di RAM, una CPU a 24 bit da 7 MHz. Questa è la ragione del perché Apple IIgs fu un flop, non era adeguato alla potenza e al prezzo estremamente competitivo che la Commodore propose con il rivoluzionario computer della serie Amiga, in particolar modo con l'Amiga 500, che già l'Amiga 1000 costava quando uscì un botto. Beh, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.